Se molti non credono alla crisi di coppia, questo video gli farà cambiare idea, perché non si parla di prove, di indizi o di voci, ma si parla di un uomo visibilmente provato a cui probabilmente è crollata la terra sotto i piedi e che persino i fan più attivi stentano a riconoscere. Ieri Fedez ha fatto il suo debutto su un nuovo podcast e già da lì ha mostrato i segni dell'ansia addosso. Ma adesso pubblica delle storie dove parla della sua associazione di beneficenza e dei soliti attacchi di Selvaggia Lucarelli. Ma il problema non è l'argomento, ma il modo in cui Fedez lo annuncia. Un Fedez che non avevamo mai visto. Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti oggi ha, credo, superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro, tra l'altro, e quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si chiama TOG, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi. Ti ringrazio perché mi dai l'occasione di spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua, e quindi non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu fino all'altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno. Mi chiedo scusa per la balbuzia, ma è un problema che ho da un po' di tempo e quindi ci metto un po' di tempo a formulare una frase. Dicevo, io grazie a quello che ho fatto a livello di beneficenza per TOG sono riuscito a raccogliere più di 500.000 di euro in un anno. E adesso vi racconto come doneremo i soldi e perché i soldi passano dalla Fondazione Fedez per poi andare a TOG. L'azienda Volcor ha dato un anticipo delle vendite dell'uovo e le ha date alla fondazione Zeref, alla mia fondazione, che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato per spiegare come. Di recente si è inoltre diffusa la notizia che Fedez avrebbe chiesto ad amici ospitalità, ma che nessuno lo avrebbe accolto in casa propria, finendo a dormire sul divano dell'attico di City Life. Adesso in rete circolano nuove foto scattate da Dandolo, che lo ritraggono al ristorante insieme a Chiara, apparentemente sorridente. Di certo, se la loro storia dovesse giungere al termine, per Fedez sarebbe veramente un duro colpo. E forse questo ne è solo il preludio. E tu, cosa ne pensi?